lieta di portare il mio saluto ed il saluto della nuova amministrazione di Cori a questo evento speciale, nel quale rivivono la gioia e l'emozione già vissute quando per la prima volta vedemmo svettare al vento quella penna nera e quel cappello non casualmente collocati nella pietra, che oggi tornano ad essere simbolo allo stesso tempo di presenza viva, attuale e di storia della nostra gente. Sono passati 10 anni, il tempo ha disegnato le vicende della vita di ognuno di noi e delle cose che ci stanno intorno, dimenticando purtroppo con ingenerosa distrazione questo spazio, che pure era nato per custodire e rinnovare la memoria. Oggi, fortunatamente, grazie all'opera e all'impegno di voi alpini, questo spazio torna a risplendere. E risplendono nel caldo sole di fine di giugno, per fin troppo, per una sorta di meraviglioso sodalizio affettivo e musicale gli strumenti della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Bentornati a Corio e grazie per essere ancora nuovamente in mezzo a noi. Sono certa che anche oggi, attraverso le strade del nostro comune, abbiamo rivissuto insieme a voi, alla vostra musica unica e coinvolgente, le stesse emozioni che ancora custodiamo nel cuore. E così, mentre al centro di questo ritrovato monumento, dedicato certamente alla memoria, ma principalmente alla mai dimenticata riconoscenza, l'acqua torna a sgorgare, limpida e inarrestabile. Permettetemi di pensare con consapevole certezza della verità, a conclusione di questo mio brevissimo intervento, che è altrettanto inarrestabile continua a sgorgare lo spirito alpino, fatto di leggendaria dedizione e di tenacia volontà nel proseguire e perseguire con determinazione il bene comune, offrendo in ogni circostanza splendida dimostrazione di competenza e generosità. Oggi, cari alpini, la storia della vostra sezione si arricchisce di un nuovo capitolo, la festa per un compleanno importante. Come sempre avete scelto di festeggiarlo facendo qualcosa di significativo, qualcosa che rimanga, come sono certa, vive e rimane il pensiero, il ricordo e la gratitudine per quegli alpini che oggi, idealmente in prima fila davanti alla nostra irrinunciabile penna nera, si sono portati avanti. Ripristinato e messo a posto questo monumento è stato un dovere, perché non si può lasciare le opere costruite e lasciarle all'oblio. L'abbiamo fatto volentieri, come penso gli alpini fanno sempre. Per noi quest'anno è un anno molto importante. Partiamo oggi con l'inaugurazione di questo monumento e andremo avanti al 28 di luglio. La sera di Sant'Anna col coro Anna di Rivoli, che canterà nella chiesa di Santa Croce. Il 23 agosto ci sarà l'apericena per le vie di Corio e il 25 sarà il 90° di fondazione. Purtroppo mi passano tanti volti davanti, è dal 74 che sono, 75 che sono nel consiglio direttivo, per 3 volte capogruppo e purtroppo tanti non ci sono più, tanti, però me li vedo tutti davanti, il mio pensiero va da loro. E un'altra cosa volevo dire, sappiate che quando vedete un uomo con la piuma sul cappello c'è qualcosa di buono, perché possiamo ancora noi insegnare cosa vuol dire l'altruismo, la solidarietà e l'amicizia. Viva l'Italia e viva gli alpini!